Presenterete una mozione di sfiducia verso la sindaca? No, non presenteremo mozioni di sfiducia. Noi abbiamo fatto richiesta al sindaco di venire oggi in aula e di interrompere per fare chiarezza la discussione sul bilancio. Marra aveva un ruolo che era molto di più di quello di un semplice tecnico. Non vorremmo che questo bilancio sia stato influenzato da scelte suggerite dallo stesso Marra. Il sindaco si fermi un attimo e racconti ai cittadini romani che cosa sta succedendo. Non chiediamo le dimissioni perché il collaboratore è un collaboratore del sindaco che ha avuto una cosa del genere e io penso che il sindaco debba venire in aula, non è che siccome un collaboratore di un sindaco o succede una cosa del genere bisogna pensare. Come avete fatto con Marino, no? E della Raggi non chiedete dimissioni, ce la spiegate questa? Che il sindaco non verrà in aula. De Biasi, ce la può spiegare? Allora, noi abbiamo la necessità di ascoltare le considerazioni del sindaco. Fin quando noi non sappiamo che cosa, cioè il silenzio della Raggi è assordante, non ha fatto neanche una dichiarazione, sta facendo uscire il capogruppo del Movimento 5 Stelle parlando di una figura tecnica. Consigliera, ce lo può spiegare perché non chiede le dimissioni della signora Raggi? Della Raggi, ce lo può spiegare? Ignazio Marino era il sindaco del vostro partito, lo avete portato dal notaio. Abbiamo già visto l'intervista, grazie. Questo è il modo di fare opposizione. L'opposizione non chiedono le dimissioni della Raggi, ma hanno chiesto quelle del loro sindaco, del sindaco proposto dal Partito Democratico. Ma non avete vergogna! Avete fatto dimettere il vostro sindaco e non c'è 5 Stelle, vi dovete vergognare! Voi e i 5 Stelle vi dovete vergognare! Vergogna! Vergogna! Voi e i 5 Stelle, vergogna! Vergogna voi e i 5 Stelle! Portate la donna taglia anche a lei! Hanno portato il sindaco democraticamente eletto. Bella opposizione, bella opposizione!